Siamo in compagnia della professoressa Patrizia Romito, docente di psicologia sociale Esatto. all'Università di Trieste, nonché incaricata del rettore per il riequilibrio delle opportunità, appunto, all'interno dell'Università di Trieste. Grazie, professoressa, per essere venuta a trovarci per Grazie a voi. parlare della presentazione avvenuta qualche tempo fa a Roma del libro La violenza sulle donne e sui minori, che noi avevamo già presentato qualche tempo fa con la professoressa Folla, che è Esatto. l'altra autrice del Una delle libro. tre, Una perché c'è delle anche il tre. professor Ah, Melato, chiedo scusa. Ah, curatori del è libro. vero, chiedo scusa. Il libro è stato presentato in Senato, se non mi Sì. sbaglio, no? Ed è stato al centro anche di un convegno, insomma, comunque di una serie di una tavola rotonda, intitolata Prevenire la violenza su donne e minori, il ruolo della scuola e dell'università. E a noi ci concentreremo soprattutto in questa seconda parte della tavola rotonda, partendo anche, se vogliamo, dal ruolo sotto certi aspetti non indifferente dell'Università di Trieste in questo contesto, perché mi Certamente. diceva prima che per alcune tematiche l'università nostra è all'avanguardia. Ma è così, per quanto riguarda la questione della violenza contro le donne e contro i minori, il lavoro che è stato fatto a Trieste in generale è un lavoro all'avanguardia in Italia, perché si è creata una situazione di buona collaborazione tra enti come l'università e poi gli enti pubblici, il comune, la regione, la provincia, finché c'era la provincia, i centri antiviolenza e altre associazioni di donne che lavorano, di donne, non solo di donne, che lavorano sul campo. Quindi, diciamo, questo è il contesto generale locale di un buon lavoro, mai abbastanza, ma di un buon lavoro per quanto riguarda il contrasto alla violenza sulle donne e sui minori. In questo ambito, in questo contesto, diciamo, triestino, perché è veramente un contesto triestino, l'università ha giocato un ruolo davvero In importante. che senso? Mi perdoni se la interrompo. Forse ho capito anche la risposta, ma in ogni caso la domanda la devo fare. Qualcuno potrebbe dire, no? Vabbè, non è l'università che deve occuparsi di questi problemi, sono problemi dei quali deve occuparsi, diciamo, l'azienda sanitaria per alcuni aspetti, le forze dell'ordine per altri aspetti, la politica. In Certo, genere, la la giustizia. giustizia, il contributo in tal senso dell'università, quale parte del problema individua? Allora, il contributo dell'università è tra gli altri molto Lei importante. assomiglia, mi perdoni, io devo dirlo, lei assomiglia molto a Vanessa Mamma Redgrave. È mia. una cosa che mi perdoni, non dovrei, ho interrotto il suo ragionamento, ma mi scusi, prego. Va bene, continuo. È un ruolo importante perché è all'università che si fa formazione, è all'università che sono formati i futuri professionisti. Lei ha detto giustamente la risposta al problema, la risposta alla violenza contro le donne la fanno gli operatori dei servizi sociosanitari, delle forze dell'ordine, della giustizia, naturalmente le operatrici dei centri antiviolenza. Allora, la maggior parte di queste persone sono formate all'università. Certo, per forza. Oggi in Italia, nei corsi di laurea di medicina, psicologia, giurisprudenza, scienze pedagogiche, nella grandissima maggioranza dei casi non esiste una formazione sul tema della violenza contro le donne e contro i minori. A Trieste sì, quindi da questo punto di vista stiamo facendo un lavoro che è all'avanguardia e che dovrebbe diventare, generalizzato in tutta Generalizzato. Italia. Quindi la formazione dei futuri professionisti, questo è una delle mission dell'università e quindi questa formazione deve integrare una parte, diciamo, considerevole sulle risposte alla violenza. E poi naturalmente c'è la ricerca, perché è la ricerca che ci aiuta a capire come stanno andando le cose, dove sono i nodi, quali sono le conseguenze della violenza, quali programmi di prevenzione funzionano o non funzionano. Quindi, l'università può fare ricerca su questi temi e deve farla. È una ricerca interdisciplinare, È come una funziona? ricerca assolutamente interdisciplinare. Ricerche molto settoriali hanno portata molto settoriale. Non dico che siano inutili, No, però però sì. il problema deve,
deve, come dire, la ricerca in proposito deve coprire più aspetti, perché altrimenti la nostra comprensione sarà molto parcellizzata. Le chiedo solo una cosa per comprendere meglio. Com'è che poi lo studente, diciamo, uso un brutto termine, mi rendo conto, approfitta di queste possibilità? Cioè non c'è una facoltà contro la violenza, nel senso... Come viene poi, certo, il vostro, ecco, mettiamola così, che è meglio, il vostro lavoro poi come viene messo a disposizione poi degli studenti e della società, diciamo? Ma allora, per quanto riguarda l'Università di Trieste, ci sono dei corsi monografici sulla violenza contro le donne, okay, o contro le donne e contro i minori, da molti anni nel corso di laurea di medicina, dove è seguito da tantissimi studenti, da 3-4 anni almeno ai corsi di servizio sociale, e poi da un paio d'anni, e devo dire veramente grazie anche all'apertura e alla passione del direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, c'è un piccolo corso, ma comunque un corso monografico sulla violenza in tutte le lauree sanitarie. Quindi questo vuol dire che la studentessa di ostetricia o di cure infermieristiche, lo studente e la studentessa di igiene dentale e ovviamente di medicina e di servizio sociale arrivano poi nella professione con una competenza, non dico esaustiva, ma già ben mirata, che probabilmente i loro colleghi e le loro colleghe un po' più vecchi non hanno. No. Ed è, mi perdoni, appunto quello che diceva lei, è una competenza appunto interdisciplinare, cioè che sì, logicamente si sostanzia sì, poi in quella che è il lavoro che la persona fa, eccetera, ma logicamente è depositario, certo, di altre certo, cose. Infatti nei corsi che vengono tenuti su questo tema c'è sempre questo taglio interdisciplinare, quindi c'è un docente che coordina e che magari dà l'input più specifico rispetto a medicina o servizio sociale, e poi però di solito invita ovviamente i centri di violenza, che sono il perno, diciamo, della risposta alla violenza, alle donne vittime di violenza, invita il poliziotto, invita il magistrato, quindi offre a studenti e studentesse i punti di vista, diciamo, molteplici, ma tutti necessari sulla questione. Ecco, quando noi parliamo di questo tipo di problemi, no? Parliamo sia di violenza a livello sessuale che di violenza a livello fisico, no? Certo. Molto spesso quando le persone, per loro fortuna, non sono state protagoniste, vittime, chiedo scusa, di questi fatti, o non hanno in famiglia o fra gli amici qualcuno che è vittima di questi, insomma, di queste cose, non ha l'idea anche delle volte proprio della, come si può dire, della... Di quello che succede ad una donna dopo, certo, essere vittima di una violenza. C'è uno sceneggiato televisivo, io sto vedendo in questi giorni, dove senza oltretutto, come dire, senza andare pesante sulle, certo, immagini, eccetera, però ti fa vedere giusto un paio di cose che sotto certi aspetti ti autorizza anche a pensare, dopo la violenza subita c'è anche una sorta di, virgolette, violenza burocratica, certamente, così, certamente, necessaria sotto certi aspetti, ma qualcuno vorrebbe anche dire, insomma, forse aspetta no, un poco, insomma, no, perché certo, questa già no, la... Certo. Quindi c'è anche questo aspetto da tenere in considerazione. Allora, lei giustamente ha parlato di violenza sessuale, di violenza fisica, ma in realtà quello che forma davvero... il centro della violenza del partner contro le donne è la violenza psicologica. La violenza che quella fisica, forse paradossalmente quella meno visibile, quindi più difficile da individuare. Più difficile, e certo, forse ancora più difficile da sopportare, perché non si esaurisce. Sicuramente, perché quello che sappiamo della violenza da parte del partner sulle donne è che gli atti di violenza fisico-sessuale ci sono spesso, ma possono anche non esserci, perché davvero quell'insieme di comportamenti, di umiliazione, di denigrazione o di controllo sulla vita quotidiana della donna. C'è un termine inglese, la traduzione è controllo coercitivo, no?
un controllo su ogni aspetto della vita della donna che le toglie la libertà, le toglie il fiato e che è sempre al cuore della violenza. Poi a volte ci sono violenze fisiche, sessuali anche molto gravi, ma non è necessario. Tra l'altro gli studi sulle conseguenze della violenza sulla salute anche psicologica delle donne o dei bambini, se parliamo di violenza sui minori, ci dicono che anche quando c'è solo violenza psicologica l'impatto può essere fortissimo. Sì. E addirittura quando si riesce, diciamo, con la ricerca, quindi anche statisticamente, a isolare l'effetto delle varie tipologie, sembra che sia la violenza psicologica quella che ha un effetto più grave, più forte. Anche perché è continuativa, appunto sotterranea, quindi... Certo, è più difficilmente riconoscibile anche per la vittima. Poi lei molto giustamente ha parlato della violenza della burocrazia e anche su questo c'è un nome, perché è importante mettere sì. i nomi sulle cose perché non diventano più... Si parla di vittimizzazione secondaria. Quindi la donna che è stata vittima di violenza, che arriva magari in un servizio sanitario in cui non viene accolta o va presso le forze dell'ordine e qualcuno poco esperto, poco attento, si lascia scappare delle cose tipo «Ma lei cosa ha fatto?» no? Sì, sì. Per far reagire suo marito così. E poi tutto il resto, no? Cioè, per esempio i processi che sono lunghissimi, la donna non è informata dello svolgimento, insomma, ci sono tutta una serie di ostacoli quando poi la donna chiede aiuto alle istituzioni che vengono giustamente chiamati vittimizzazione secondaria, si accumulano alla vittimizzazione subita dal partner. Volevo proporre un altro tipo di osservazione, se crede. Spero di formulare correttamente la domanda. Allora, ci sono dei casi, no? In cui nella coppia forse anche per una sorta di accordo o comunque così, marito e moglie o comunque uomo mm-hmm. e donna come dire, interpretano un certo tipo mm-hmm. di un certo tipo di personaggio, no? Faccio un esempio proprio per chiarire. Mondaini Vianello, no? Cioè sì. l'uomo ironico, sì. la donna fintamente sottomessa, però anche mm-hmm. lei in grado di dire la sua, eccetera. Dietro questo gioco delle parti, se vogliamo, no? Che viene in alcuni casi messo in scena, non so, quando questa coppia, non so, esce con gli amici, mm-hmm. eccetera, no? Si possono cogliere dei momenti in cui non c'è più un gioco, non c'è più lo scherzo, ma c'è realmente un rapporto che si deteriora, posto che fondamentalmente in alcuni casi, voglio dire, ciò può anche, arriviamo a persino al paradosso, può mascherare dei sentimenti molto, molto profondi che però specialmente l'uomo non vuole ammettere in pubblico, no? Allora magari comincia a scherzare, prendere in giro, eccetera. Però immagino anche che c'è anche il caso contrario, cioè tutto ciò non maschera quella che è veramente una situazione, come diceva lei, di controllo sì. o comunque di coercimento. Gli amici di una coppia riescono in teoria ad individuare tutto ciò, oppure si limitano a dire vengono questi, così ci divertiamo un pochettino, eccetera eccetera. Ci sono dei segnali magari che la donna lancia, o che l'uomo lancia anche, però. Allora è difficile dare una risposta perché... Ci viene anche una domanda che ho forse formulato no, ma invece è interessante perché anch'io a volte mi domando in situazioni di maltrattamento che durano anni, com'è possibile che questa cosa sia continuata, no? Per una coppia che fa una vita normale, che ha una famiglia, vanno a cena dai genitori, dai suoceri, tra amici, colleghi di lavoro comuni e così via. E credo che ci siano due sfaccettature, perché le cose non sono
non è così facile, diciamo, rispondere. E forse la più, come dire, la prima risposta, la prima spiegazione è che i testimoni preferiscono non vedere, essere coinvolti. Sì. Quindi c'è una non volontà di vedere. Pensi anche a quante situazioni in cui i bambini sono chiaramente maltrattati, cioè ci sono segni e la scuola non li vede, a volte neanche il pediatra non li vede, pure il bambino ha lividi, è trascurato, sta male. Ci sono cose che vediamo per strada, anche molto esplicite. A me è successo di vedere un paio di volte, anche forse di più, anche nel mio condominio, una situazione in cui chiaramente l'uomo stava aggredendo la donna, ma credo di essere stata l'unica a intervenire chiamando le forze dell'ordine. Quindi, diciamo, la maggior parte dei testimoni, se può evitare di vedere, lo farà. Dopodiché ci sono delle situazioni in cui probabilmente se tu testimone non sei formato, cioè non hai gli occhiali per intuire che dietro a queste situazioni, per esempio, non so, lui o anche lei, è possibile, ma di solito è lui in questi casi, no? Lui la prende in giro, no? Allora, dov'è il limite tra lo scherzo e l'umiliazione? Allora, lì probabilmente io forse vedrei che c'è qualcosa che non va e che mi preoccupa, magari altre persone non lo vedono, perché questo mi fa pensare a uno dei capitoli del libro, che è un capitolo sulle molestie sessuali sul luogo di lavoro e di studio. Allora lì c'è tutta una parte di molestie in cui il confine tra lo scherzo, il complimento spinto e la molestia è un confine labile che si sposta, che diventa chiaro magari quando le cose sono andate molto più in là. Allora lì la vittima stessa non riesce tempestivamente a capire quello che sta succedendo. Quindi anche il testimone può, approfittare della poca chiarezza per dire, beh, ma in fondo è uno scherzo, no? Cosa vuole che sia? Poi molto spesso non è proprio così. Ecco, io immagino che se è difficile per una donna raccontare, poi appunto far capire che c'è una situazione del genere, credo che quando poi si parla di minori la cosa è ancora più complessa, è ancora più terribile. Sì. Io non concepisco in nessun grado di violenza, eccetera, però farebbe orrore solo immaginare qualcuno che mette le mani addosso ad un bambino, insomma, eppure sappiamo che ciò esiste, eccetera. Là che cosa scatta per virgolette, non voglio nemmeno usare il verbo giustificare, ma comunque per far sì che succedano certe cose? Allora, diciamo che quando un adulto fa violenza su un bambino, un uomo fa violenza su una donna, non c'è mai un'unica causa. C'è un insieme di situazioni che portano a quel comportamento. Per cui, per esempio, genitori che hanno avuto loro stessi una storia di violenza sono portati. È più probabile che, perché hanno imparato quei modelli, perché stanno male, perché non hanno mai visto nient'altro, perché magari sono immersi in una cultura in cui tradizionalmente si picchiano i figli ed i figli appartengono ai genitori. Questo è qualcosa che ancora adesso molti genitori che non sono necessariamente violenti hanno però l'idea che il figlio è loro e no, figlio è mio, faccio quello che voglio. Questo è molto problematico. E, ripeto, c'è una storia personale, c'è una cultura che in alcuni casi promuove la violenza o invece la delegittima, e poi c'è il contesto sociale, perché di nuovo si è sempre detto sono violenze che avvengono in ambito familiare, la maggior parte di queste violenze avvengono in ambito familiare, quindi c'è il segreto, poi toccano anche l'affettività, la sessualità, quindi doppiamente il segreto. Però è vero fino a un certo punto. Guardi, adesso c'è una giovane ricercatrice che lavora all'università, la dottoressa Bastiani,
e un'altra, la dottoressa Feresini, stanno entrambe facendo un dottorato su questi temi. E le loro ricerche, una delle loro ricerche riguarda le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza della nostra regione. E lo studio vuole esaminare quali sono i fattori che predicono un'uscita dalla violenza, quindi, e quali invece tengono la donna legata, cioè tengono la donna legata, non necessariamente, ma sono legate alla continuazione della violenza. Ebbene, tra le donne che si rivolgono al centro antiviolenza, credo che non più del 2% non avevano chiesto aiuto a nessuno prima di andare al centro antiviolenza. La maggior parte di loro si sono rivolte a 4 o più servizi, istituzioni, e la famiglia, e le forze dell'ordine, e lo psicologo, e il medico. Quindi non è vero che queste cose sono davvero così segrete, sì, no? Sì, sì. C'è una richiesta di aiuto che non trova una risposta soddisfacente, e questo vale anche per i bambini, in una situazione diversa, perché hanno più difficoltà a parlare, però gli insegnanti devono... Ma gli insegnanti vedono tantissime cose. Perché mi perdoni, se tornando al sottotitolo, certo, no, della cosa, se il ruolo dell'università in un contesto come questo è appunto quello di formare, certo, il ruolo della scuola è un ruolo fondamentalmente da sentinella, verrebbe da dire, o comunque... Non solo, allora sicuramente da sentinella, perché un bambino maltrattato in famiglia o altrove, adesso abbiamo visto il cardinale Bell, no? Accusato, sì, quindi voglio dire, però è sempre un ambito molto vicino alla famiglia. Sì, sì. Bambino maltrattato che va alla scuola dell'infanzia, quasi tutti i bambini italiani vanno alla scuola dell'infanzia, ha dei comportamenti, dei segnali che non possono essere ignorati. Può avere dei segni fisici, dei lividi o segni di trascuratezza. Se ha subito una violenza sessuale, un abuso sessuale, avrà dei comportamenti che un'insegnante formata può individuare. E l'insegnante formata non solo capisce che quel comportamento è un comportamento indicativo, no? È una diagnosi, ma sì, sì, indicativo di un possibile abuso, ma saprà anche che il suo ruolo è quello di segnalare immediatamente alla procura o ai servizi specialistici. Quindi, come diceva lei, è un ruolo di sentinella importantissimo, perché il bambino va prima a scuola e poi dal pediatra, e va più spesso a scuola e meno spesso dal pediatra, quindi sta 5 ore lì, Volevo però aggiungere ancora una cosa, che il ruolo della scuola, e credo che in questo seminario eravamo concentrati soprattutto su quello, è anche di dare fin veramente dalla primissima infanzia un'educazione ai bambini e alle bambine che sia rispettosa degli altri, non violenta, rispettosa delle donne, visto che il problema è soprattutto quello, quindi un ruolo educativo per tutti. Faccio un'ultima domanda, professoressa, in un contesto come quello che lei ha appena adesso indicato, il ruolo poi degli insegnanti, il ruolo della maestra elementare, eccetera, deve però anche in qualche modo essere tutelato quando certamente. La maestra o l'insegnante, insomma, decide di fare qualche cosa. Questa è un'ottima domanda, perché le insegnanti hanno comprensibilmente molta inquietudine. Allora, la legge è molto chiara, e sul libro c'è un capitolo sull'obbligo degli operatori che hanno un ruolo di pubblico ufficiale, che lavorano in un servizio pubblico, possono essere operatori sociosanitari o del mondo dell'educazione. Hanno il dovere di segnalare, e nel momento in cui segnalano quello che vedono, senza interpretazione, il bambino mi ha detto che il bambino ha un livido, ha dei lividi ripetuti, e lo segnala, sono assolutamente tutelate da un punto di vista legale. Poi certo capisco che si sentano sole, quindi per quello bisogna lavorare in rete. L'insegnante deve potersi appoggiare al servizio minori, le insegnanti tutte devono essere formate e sostenersi l'una con l'altra, non è facile, no? Capisco che l'insegnante si senta una grossa responsabilità, però se non lo fa il bambino è abbandonato. Un'ultimissima domanda, proprio sempre nel contesto che lei ha appena descritto, per quanto riguarda il nostro paese, è più facile, diciamo, insomma, perché poi è abbastanza intuibile anche, è più facile assumersi
questo ruolo ed assumersi questa responsabilità in determinati luoghi piuttosto che in altri. Posso supporre, per esempio, che a Trieste ci sia appunto una rete molto particolare di aiuto. Posso supporre, ma questo senza che in alcuni luoghi, cioè, non so se a Catanzaro esisterà una cosa di questo genere. Lei ha perfettamente ragione. Intanto per un motivo molto semplice, non dappertutto ci sono i servizi. Cioè, a Trieste, per esempio, abbiamo, posso sbagliarmi sul numero, 3, 4, 5 consultori familiari. Ci sono intere province in Italia dove non ce n'è neanche uno. Sì, quindi prima devono esserci i servizi e poi... gli operatori dei servizi devono essere formati e fondamentalmente deve esserci un centro antiviolenza, perché il centro antiviolenza non solo ha un ruolo centrale ma anche un ruolo di dinamizzare gli altri servizi, e l'università può fare molto, la nostra sta facendo molto, il prossimo anno inizia un corso di formazione, un corso di perfezionamento universitario sulla violenza, quindi avremo, diciamo, il prossimo anno accademico. Viene a presentarcelo, ma così con poi piacere. Torniamo a parlare da gennaio 2018. Perfetto, corso allora di ci diamo un appuntamento in tal senso. Grazie ancora alla professoressa Patrizia Romito, docente di psicologia sociale all'Università di Trieste e delegata del rettore per il riequilibrio delle opportunità. Grazie ancora. Grazie.